Ciao e bentornato sul mio canale. Oggi continuiamo la riparazione del radiocomando del drone DJI. Ti ricordo, come per ogni video, di iscriverti al canale, premere la campanellina e mettere un bel mi piace che non guasta mai. Come per ogni video, troverai in descrizione il link per l'acquisto di tutti gli strumenti che uso nelle mie riparazioni. Andiamo al lavoro. Ragazzi, siamo tornati alla riparazione di questo schedino che si è rotto nel telecomando DJI. Non so se ci avete fatto caso l'altra volta, questo joystick, ora vediamo qui che è la scheda ancora montata, non ha nessun collegamento tra la vetta del joystick e scheda. C'è un motivo. Se ci fate caso, al centro del joystick c'è un magnete. Questo magnete va ad interagire con questo componente su questo schedino. Questo componente è un sensore di Hall. Voglio spendere due parole sul funzionamento di questo tipo di joystick. Ho fatto un disegnino per farvi capire come funziona. Questa è la levetta del nostro joystick. Abbiamo qui il nostro magnete e qui lo schedino col sensore di Hall. Ed è un sensore a tre dimensioni, X, Y e Z. Ed è un sensore di Hall lineare, ovvero, partendo da un ipotetico punto zero di stabilità, quando noi andiamo a muovere il nostro joystick, seguirà man mano il cambio di flusso elettromagnetico sul sensore. Ipotizziamo una posizione stabile, ovvero con sensore perpendicolare al magnete, abbiamo un punto di zero. Questo punto di zero diciamo che potrebbe dire drone fermo. Quando noi andiamo a muovere il joystick, diciamo verso destra, il campo magnetico viene spostato dal sensore. In questo modo il sensore capisce che sta facendo un movimento verso destra. Quindi il segnale del sensore cambierà in questo modo, dalla posizione di stabile. Qui sarà il punto dove inizieremo a muovere il joystick e cambierà il suo stato linearmente in base al nostro movimento. Vuol dire che non è come in un modo digitale dove abbiamo un 1 e uno 0. Diciamo che se fosse un sensore digitale avremo il nostro punto 0 e avremo che abbiamo un segnale di 0, avremo un picco di funzionamento e poi tornerà a 0. Vuol dire che avremo acceso e spento un 1 e uno 0. Con il sensore lineare invece segue linearmente tutto il movimento del magnete dalla perpendicolarità a tutto lo spostamento, riportandosi in un altro punto che lo chiameremo punto 1, che è il punto di massima sterzata. Quando poi porteremo il joystick di nuovo in posizione centrale, quindi lasceremo il controllo, dalla posizione del punto massimo di sterzata scenderà seguendo il movimento del magnete fino di nuovo al punto zero. Questo sensore darà il comando alla scheda centrale e processerà il segnale che è captato da questo sensore e gli farà capire che stiamo girando a destra o a sinistra. L'altra volta abbiamo saldato i cavi su questo schedino, abbiamo messo della colla a caldo per bloccare i cavi e ci troviamo in questa situazione. Abbiamo tutti i cavi di collegamento, abbiamo fatto lo schemino di collegamento cavi e questi cavi dobbiamo andare a collegarli in questa posizione del radiocomando. Quindi andremo a togliere la scheda batteria e andremo a fare le saldature. Andiamo a smontare lo schedino. Questa è la connessione che dobbiamo andare a ripristinare. Io direi che per stare più comodi andrò a togliere completamente lo schedino. Per evitare danneggiamenti inutili andremo a togliere anche questo flat cable. Adesso prendiamo il microscopio e andiamo a guardare la scheda. Come vediamo dal microscopio abbiamo le piazzole dove andare a saldare i nostri cavi, ma vediamo che vicino ci sono questi altri punti di contatto. Voglio andare a vedere se comunicano. Sembra proprio di sì, però per sicurezza usiamo il multimetro per vedere se comunicano con queste piazzole, così da avere un punto più grande maggiormente e anche più distanziato per collegare le nostre piazzole. Multimetro in modalità giunzione e andiamo a provare. Partiamo con la prima. Perfetto, la prima è la prima. La seconda è la seconda. Però c'è questo sciolto qua che non mi piace. Andiamo un po' a pulire.
Prendiamo la pista dove va. Fa così. E infatti è questo. Poi quello dopo. Sì. Sì. E ci rimangono tre piazzole dove dovremmo andare a saldare qui il cavo, perché non c'è nessun'altra piazzola. No, eccola qui una. Che è anche di questa. Quindi queste due qua vanno questa piazzolina qui. E questa qui probabile va di qui. Sì, va sui condensatori. Quindi andiamo a collegare queste piazzole qui, qui e sul condensatore. Andiamo a preparare la scheda. Come per ogni volta, per andare a preparare il nostro circuito alla saldatura, andremo prima a pulire con alcol isopropilico, poi andremo a mettere un po' di flussante e andremo a mettere un po' di stagno sulle piazzole dove andremo a saldare. Quindi, prima di tutto, alcol isopropilico. Si deve togliere tutti i residui di sporcizia, di grasso, di flussante che possono pregiudicare la nostra saldatura. Per il video del flussante, guarda qui. Pulita la nostra scheda, andiamo a mettere un po' di flussante. Messo il flussante, andiamo a mettere i nostri punti di saldatura, utilizzando uno stagno da 0,25. Saldatore con punta piatta, e per la vostra sicurezza utilizzate sempre una cappa aspirafumi. Saldati tutti i cavi, andiamo a stagnare i nostri cavetti e cominciare le saldature. Ho messo i cavetti in un accessorio per me indispensabile, ovvero una terza mano. Questa è una versione piccola, ho anche una versione più grande che avete già visto in altri video. Anche di questo accessorio, link in descrizione. Andiamo a stagnare i cavi. Una volta che abbiamo stagnato i cavi, possiamo andarli a togliere dalla terza mano e andare a renderli di pari misure. Possiamo andare a saldarli sulla scheda. Ricordiamo che abbiamo fatto il verso sul nostro schemino, quindi questo sarà l'ultimo pin e questo è il primo superiore vicino ai condensatori. Andiamo a saldare. Quindi ovviamente questo va sui condensatori. E il primo è andato. Abbiamo bloccato tutti quanti i cavetti. Ci abbiamo saldato tutti i cavetti, adesso li andremo a bloccare con un po' di colla a caldo come abbiamo fatto per l'altro schedino. Abbiamo finito di saldare tutto, ho ricontrollato tutte le saldature e ho fermato con la colla a caldo. Cominciamo a prendere lo chassis e a posizionare le schede e a rimontare il tutto. E adesso arriva la parte difficile, ovvero quella di andare ad avvitare lo schedino all'altra parte di chassis. La posizione è questa, dobbiamo andare a creare una piega tale che i cavi non si vadino a rovinare.
e allo stesso tempo avviarlo qui, quindi vediamo come fare. Ora andiamo a ricollegare questo flat qui, che è quello buono. Ok, andiamo a vedere prima di tutto se si accende. Perfetto, essere acceso, si è acceso. Dobbiamo andare a vedere, collegandolo all'app del telefono, se il drone funziona. E anche per oggi abbiamo finito. Ti ricordo, come per ogni video, di iscriverti al canale, premere la campanellina e mettere un bel mi piace se questo video ti è piaciuto. In descrizione troverai tutti i link dei prodotti che ho utilizzato in questa riparazione e anche nelle altre riparazioni. Come ogni volta, qui ti iscrivi al mio canale e questi sono due video da guardare. Ciao!